Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di calcio, ben trovati dal Cercat. Va appena terminata la gara tra lo Sportmania e l'Erdonia, vinta 2-0 dai padroni di casa. Siamo in compagnia del mister dello Sportmania, Michele Schiavone. Mister, è arrivata una vittoria importante, tre punti per continuare ad inseguire il Sauri, dove riscattare la batosta di domenica scorsa. Sì, più della vittoria e dei tre punti, diciamo, di oggi, sono, diciamo, contento di aver recuperato tutta la squadra. Ho detto, comunque sia, stavamo dicendo pure col mister che appunto è difficile giocare quando sei, diciamo, in una situazione così particolare. Abbiamo vinto e niente, pensiamo partita dopo partita, perché, diciamo, rimane il rammarico di aver perso dopo 25 giorni a testa della classifica ad opera comunque di una squadra, il Sauri, che ci ha sempre tenuto sulle corde. Adesso, voglio dire, andiamo avanti e speriamo che quantomeno ci divertiamo a giocare con una squadra al completo dal primo all'ultimo minuto. Oggi una buona prova della squadra, il gruppo ha dimostrato di essere forte, compatto, buona prova anche dell'under Pistilli a centrocampo. Sì, va bene, ma ragazzi, quando noi siamo noi siamo forti. Purtroppo da prima della partita con i Sauri io sono rammaricato, perché ci hanno messo quel recupero a Biccari che ci ha devastato, perché io penso che prima di una partita così importante non si può mettere un recupero così lontano in settimana, dove purtroppo abbiamo lasciato due uomini là, specialmente Antonio Iovino, si è fatto male legamenti e penso pure il menisco, lo stesso Roberto Cascella e così dicendo. Siamo arrivati, voglio dire, a giocare con il Sauri un po' scarichi, sentivamo la partita, abbiamo perso, loro hanno vinto. Quando nel calcio tu vinci sempre ragione, adesso siamo sotto di un punto, perché domenica abbiamo subito la manita ad opera dell'Atletico Carapelle, siamo stati anche, voglio dire, derisi, perché abbiamo perso 5-0 come capolista. Però ho detto oggi, insomma, si è visto il valore dello Sportmania Cerignola quando abbiamo la squadra al completo, non ce n'è per nessuno. Ho già annunciato lì, in settimana ci sono state un po' di provocazioni, soprattutto sui social, soprattutto da parte del capitano Del Rudi che insegue, lì come risponde a queste provocazioni? Non voglio parlare del capitano Del Rudi né di nessuno, voglio andare avanti per la strada mia. Ok, grazie mister, complimenti. Siamo con il presidente dello Sportmania, Sandro Moccia. Presidente, oggi avete recuperato un bel po' di giocatori, il risultato comunque si è visto, sono arrivati tre punti importanti per continuare ad inseguire il Sauri. Beh, ci sono ancora fuori giocatori, ci sono ancora 5 giocatori fondamentali fuori, vabbè, ma questo, voglio dire, oggi era importante vincere e ci siamo riusciti, 2-0 e continuiamo così. L'altra, la capolista Sauri ha vinto anche a Ortanova, la distanza è sempre di un punto, ci sono altre 6 partite e giocheremo fino alla fine. Dopo la manita subita la scorsa settimana a Carapelle, quanto contava oggi vincere? Soprattutto c'è stata una buona risposta da parte del gruppo dello Sportmania. Sì, il morale serviva alla vittoria, per risollevare il morale dopo i 5 gol presi a Carapelle, quindi in questa vittoria ci ha dato morale, ci ha fatto ben sperare, ci fa ben sperare per il futuro. L'obiettivo resta sempre il primo posto, quanto è più difficile per adesso inseguire? No, io dico che il problema siamo noi stessi, se ritroviamo la stessa serenità dell'inizio campionato credo che non avremo problemi, ma comunque, voglio dire, il distacco è minimo, quindi ogni domenica può capitare il sorpasso e quindi vedremo, insomma, dipende da noi. L'abbiamo già chiesto prima all'allenatore, in settimana ci sono state alcune provocazioni sui social, soprattutto da parte del capitano Del Rudi, lì in qualità di presidente come risponde? No, io non rispondo, queste cose non mi interessano, mi interessa che la squadra giochi, che vada avanti e basta, poi tutte le polemiche che possono seguire per chi usa il social in maniera inopportuna, a me non interessa. Ok, grazie presidente, in bocca al lupo. Grazie a voi. Siamo con Roberto Giancola. Roberto, innanzitutto bentornato, una vittoria importante per continuare ad inseguire il Sauri. Sì, oggi i tre punti servivano come, cioè, per tutti quanti, per proseguire questo cammino importante. Ora siamo ancora a meno uno, però continueremo a vincere affinché possiamo riuscire a riacchiappare il Sauri per ritornare ai primi in classifica. Ecco, dopo la sconfitta contro il Carapelle con ben 5-0, che effetto fanno oggi riconquistare questi tre punti e la vittoria? È stata una sconfitta per le molte assenze che purtroppo, tra gli infortuni e le espulsioni, ci hanno portato a giocare con una squadra che non era quella titolare, quindi è stata una sconfitta dolorosa, però ci siamo rialzati oggi e continueremo ad andare avanti come sempre. Da
tra gli infortunati ci stavi anche tu oggi, sei rientrato dal primo minuto, ecco, quanto ti è mancato il campo? Tanto, oggi fortunatamente ho fatto pure una buona prestazione, spero che continui così. Per chiudere, oggi hai spinto tanto sulla fascia sinistra, ti vedremo ancora spingere su questa fascia, quindi sei rientrato in maniera stabile nella rosa dello Sport Maria. Sì, continuerò a giocare. Ok, grazie. Gli allenamenti e tutto. Ok, grazie Roberto, complimenti. Grazie.